Ciao a tutti. Ho sostituito tutti i barattoli in plastica con quei barattoli in vetro che ho lavato un altro giorno, che vi ho fatto vedere, perché questi barattoli di plastica si rompono facilmente e poi non tengono più di tanto, ecco. Allora ho sostituito tutto. Quelli di plastica li do a Andrea se li serve a lui, tipo da usare giù in garage o su un cantino, dei canarini, non so, vede lui. Però io preferisco quelle in vetro, ecco. Poi comunque ci sta anche più roba e anche esteticamente mi piace molto di più quelli in vetro, anche se hanno tantissimi anni, non importa, ecco, per me sono più belli. Ho stirato anche un bel po' di roba. Ciao a tutti. Allora, oggi, visto che c'è un po' di vento, un bel po' di vento, sembrava che venisse a piovere, però non piove. Allora, io ho... devo incominciare le pulizie di primavera, però prima di incominciare le pulizie di primavera voglio dire dove incomincio, no? Perché tanti incominciano, non so, le pulizie da su dall'armadio, no? Io incomincio da dentro armadio, invece. Incomincio da dentro armadio perché guarderò le cose che sono tipo da lavare, che sono da mettere via, e dopo che ho fatto l'armadio, invece, posso già incominciare con altre cose, ecco. Però prima di tutto armadio. Niente, ragazzi, oggi volevo incominciare con l'armadio che ce l'ho qua nel corridoio, dove sono tutte le giacche, le sciarpe. Guarderò le giacche, quelle che ho usato, quelli che non ho usato li metto via. Oggi non riesco a metterli, anche ad esempio da far prendere un po' d'aria, perché c'è un vento pazzesco oggi. E allora niente, intanto guarderò quelle cose che ho usato, quelli che abbiamo usato, ecco, tipo giacca che ho usato, questi quelli li metto a lavare, le sciarpe anche, quelli che non sono messo. Allora, anche per fare il decluttering, vi suggerisco non buttare via tutte le cose che non avete usato, non so, anche quest'anno.
perché se non abbiamo usato quest'anno vuol dire che non useremo l'anno prossimo, per dire. Giustamente, se una cosa non va bene, non so, tipo se si tratta tipo di jeans, se i jeans non li mettete per 10 anni, per dire, no? Sono piccoli, allora sì, allora è ora di salutarli. Però se un paio di jeans che va ancora bene, anche se non vi piace il modello, potete anche modificare, per dire. Vi faccio vedere una cosa. Allora, io i jeans, quelli che tipo a vita bassa, che avevano più di 15 anni ad esempio, quelli giustamente li ho fatti sparire di casa mia. Però i jeans, tipo che vanno ancora bene, no? Però tipo non mi piace il modello. Tipo guardate, questo è un paio di jeans di Levi's che qui in fondo erano larghissimi, no? Allora cosa ho fatto? Li ho tagliati così. E qui di fianco, dove non c'è la cucitura, cioè non dove c'è la cucitura, vedete qua, questo è rimasto originale. D'altra parte, dove non c'è la cucitura, le ho fatte stringere un po', cioè non ci vuole tanto per stringere se avete anche la macchina da cucire, ecco. Con la cucitura le ho messe a nuovo, ecco, e le uso. Sì, un conto se un paio di jeans che vi sono stretti stretti, che non vanno bene, allora sì, cioè, che sono anche scomodi per dire, li potete, cioè, allora sì, dite va bene, questi qua non li metto più, non li metterò mai più, sì, però sul resto, se non mi piace il modello, possiamo sempre modificare, no? Cioè, non c'è bisogno di buttarli via, come tipo anche le giacche, adesso vi farò vedere, quest'anno ho messo solo una giacca. Ma perché ho usato maglioni sotto? Però non è che, non, cioè, non è che tutte altre giacche li butto via perché non le ho usate quest'anno. Se non ho usate quest'anno vuol dire che non le userò l'anno prossimo. Anche perché questo inverno non c'è stato poi freddo, 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 ecco. E niente, incominciamo le nostre pulizie. Scusate per le chiacchiere, ragazze. Però ogni tanto parlo così perché mi spiego forse meglio, ecco. Sembra che in questa casa abitiamo in 50, siamo in due ragazze. Allora, prima di tutto incomincio con le giacche, quelle che non ho usato praticamente, e le metto qua. Però prima adesso svuoto qua, che ci sono due o tre giacche, vedete, e tiro via tutto qua, pulisco e dopo rimetto le giacche pulite qua.
Allora, ho diviso anche le sciarpe che ho usato e quelle che non ho usato, tipo queste. E queste le metto via e ci metto le pashmine invece. Ho svuotato tutto l'armadio, adesso gli diamo una bella rinfrescata. Siccome mi scocciava andare a prendere la scala, rimedio con Swiffer che arriva dappertutto, così evito di prendere la scala o la sedia, ecco, così faccio prima oggi. Questo da lavare, sto già facendo un'altra lavatrice. Io ce l'ho questi qua. Questi sono antitarme, ma non credo che nel futuro li comprerò, che sono in plastica. Anche se mi piace tanto, però finisco quelli che ho e non credo che li comprerò, ecco. Mi dispiace perché sono in plastica, ecco. Qua ragazzi, intanto li ho lasciati i zaini questi qua, perché adesso che viene bel tempo andiamo a fare delle nostre passeggiate, siamo più comodi. Giustamente non è bellissimo, però sono più comode così. Qua le ho messe qualche borsa, qualche tracolla, cioè è così. Allora ragazzi, alla fine butterò due borse, guardate qua. Sono tutte rovinate perché siccome non è in pelle si è rovinata tutta, è da buttare via questa qua. E anche questa è la stessa cosa perché ho visto che qua, vedete se faccio così gratto, è tutta rovinata. Anche questa la butto via. Già alla fine, ragazzi, io potrei avere due borse. Ve la faccio vedere. Allora, io ho questo zaino qua, queste delle coccinelle che mi ha regalato Andrea, ma parlerà, saranno 5 anni,
forse, che ce l'ho questa qua, la uso tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i santi giorni, ed è ancora perfetta. Giustamente qua forse un pochettino la pelle si è rovinata, però questa qua, allora potrei avere questo zainetto qua. E vi ricordate la borsetta che ve l'ho fatto vedere? Questa qua, giusto per uscire. Potrei avere questo zainetto qua, questa borsa qua, e sarei a posto senza nessuna borsa. Ecco, non ho bisogno. Poi ho qualche zaino da fare, andare in montagna così, però del resto non avrei bisogno di nient'altro, ecco. Io non sono una, io ne ho tanti, cioè ne avevo tantissime borse una volta, ma pian pianino le sto eliminando tutte, perché si rovinano a star lì alla fine. Sì, se non hai in pelle si rovina, che non li compro più, ecco. E intanto uso il mio zaino, ogni tanto quando voglio cambiare prendo qualcosa, però alla fine non cambio mai, ecco, uso sempre le stesse cose. E niente ragazzi, spero che anche oggi il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti.